Disney Plus è arrivato anche in Italia, portando con sé tutte le produzioni dei suoi franchise. Tra questi c'è ovviamente Marvel, acquistata da Disney nel 2009, e che in questi anni, come ben sappiamo, ha esteso il suo universo narrativo a dismisura attraverso film e serie TV. Ed è proprio su queste che vorremmo concentrarci oggi, facendo il punto della situazione su tutte le serie Marvel disponibili su Disney Plus e in arrivo prossimamente. Prima di iniziare, non dimenticatevi di iscrivervi al nostro canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche per non perdervi nessuna novità targata Movie Player. Prima serie dell'MCU, Agents of S.H.I.E.L.D. ha portato sul piccolo schermo le imprese dell'agenzia capitanata da Phil Coulson, riportato in vita dopo la sua morte in The Avengers. Dopo una prima stagione un po' faticosa, la serie si è progressivamente ritagliata a uno spazio tutto suo all'interno dell'MCU, esplorando angoli noti come le razze aliene, Asgard e le dimensioni mistiche, ma con un punto di vista inedito, fino ad arrivare alle ultime due stagioni che si allontanano quasi completamente dall'universo Marvel che abbiamo imparato a conoscere dal 2008 in poi. Già nel 2011 ci eravamo innamorati di Hayley Atwell nei panni di Peggy Carter, una delle fondatrici di ciò che divenne lo S.H.I.E.L.D. e compagna d'avventure di Steve Rogers durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi c'è stato Marvel One Shot Agent Carter, un cortometraggio che metteva in mostra le doti di Peggy come protagonista assoluta. Da lì è nata l'idea di Agent Carter, serie squisitamente retro che mostra il passato dell'MCU. Due stagioni di grande intrigo, con il supporto prezioso di Dominic Cooper nei panni di Howard Stark. Già introdotti concettualmente in Agents of S.H.I.E.L.D., gli Inumani hanno avuto diritto alla loro serie personale nel 2017, per un totale di 8 episodi, esperienza che però ha portato alla cancellazione dello show a causa degli ascolti bassi. Inhumans parla del conflitto dinastico tra il sovrano Freccia Nera e suo fratello Maximus, faida che porta la famiglia reale a fuggire da Attilan, città nascosta sulla Luna, per approdare alle Hawaii, location scelta principalmente per far sì che gli eventi della serie non entrassero in conflitto diretto con altri angoli dell'MCU. Interessante soprattutto per l'introduzione di certi concetti cosmici, sui quali il franchise potrebbe tornare in futuro. Prodotto da Hulu, Runaways sarà disponibile per intero per la prima volta in Italia grazie a Disney Plus. Basato sull'omonimo fumetto, è la storia di alcuni ragazzi che decidono di fare squadra dopo aver scoperto che i loro genitori sono tutti supercriminali. Si esplora così l'angolo più teen dell'MCU, reso con brio e humor dai due showrunner Josh Schwartz e Stephanie Savage, già autori di un certo Gossip Girl. Inizialmente molto indipendente a livello di collegamenti coi film, la serie ha approfondito alcuni legami nella terza stagione, dove appare la dimensione oscura vista in Doctor Strange. La prima serie Marvel prodotta appositamente per Disney Plus, come parte del piano espanso per la fase 4 dell'MCU. The Falcon and the Winter Soldier sarà incentrato sui due personaggi omonimi, alle prese con la scelta di Steve Rogers di ritirarsi a vita privata e affidare l'uniforme e lo scudo di Captain America a Falcon. La serie si ricollegherà anche a Captain America Civil War tramite il ritorno di Helmut Zemo, e stando ad alcune indiscrezioni potrebbe fungere da debutto per i Thunderbolts, team creato per sostituire gli Avengers. Il lancio della serie è previsto per l'agosto 2020, ma la sospensione provvisoria delle riprese a causa della pandemia di coronavirus potrebbe comportare uno slittamento della data. Dovrebbe esordire a fine anno WandaVision, la serie incentrata su Wanda Maximoff aka Scarlet Witch e Visione. Quest'ultimo, morto in Avengers Infinity War, che tornerà in qualche modo non ancora chiaro. I 6 episodi renderanno omaggio a diverse sitcom classiche americane, e al fianco dei due protagonisti rivedremo due compripani dell'MCU, Darcy Lewis e Jimmy Woo. Ci sarà anche la versione adulta di Monica Rambeau, apparsa in tenera età in Captain Marvel. Nei primi mesi del 2021 dovrebbe esordire Loki, e il condizionale è purtroppo d'obbligo, visti i disagi causati dagli eventi di quest'anno. Come visto nell'ultimo film degli Avengers, non si tratta della versione classica del dio dell'inganno, morto per mano di Thanos, bensì della sua controparte in una realtà alternativa. Anche Loki sarà legata agli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e secondo i pronostici non è escluso che Tom Hiddleston faccia capolino nel film. Basato sull'omonimo fumetto, Marvel's What If sarà il primo prodotto d'animazione dell'MCU, che proporrà scenari alternativi per i vari film del franchise già usciti, proposti proprio al pubblico con la domanda:
cosa sarebbe successo se... Sono state confermate per ora 2 stagioni di 10 episodi ciascuna e diversi attori del franchise torneranno a prestare la voce ai loro personaggi. La serie conterrà il debutto nell'universo Marvel di Watu l'Osservatore, noto comprimario del settore cosmico, e la sua voce apparterrà in originale a Jeffrey Wright. Il lancio è previsto per l'estate 2021. Previsto per la fine del 2021, Hawkeye racconterà le avventure dell'arciere dopo il recente scioglimento degli Avengers. Confermato ovviamente il ritorno di Jeremy Renner, il quale presumibilmente dirà addio al personaggio, dato che la serie si concentrerà sull'addestramento del suo successore, la giovane Kate Bishop. Per questo ruolo, Marvel avrebbe contattato Hailee Steinfeld, ma non è ancora stata confermata la sua presenza. Sempre a causa della pandemia di coronavirus, le riprese non sono ancora iniziate. Se arrivati alla fine di questo video vi mancano all'appello alcuni nomi, avete fatto bene i vostri conti. Questo elenco infatti tiene conto solo delle produzioni legate all'universo Marvel. Sono escluse quindi le serie animate che non fanno parte del franchise e le 3 serie TV dedicate a Miss Marvel, She-Hulk e Moon Knight. E voi, lettori di Movie Player, avete già iniziato a sbranare la libreria di Disney Plus? Quale tra queste serie TV vi convince di più? Fatecelo sapere nei commenti.